stata in vetta per condividere con la città una tappa importante di un percorso che è iniziato già 2 anni fa. Un percorso che ha visto da parte dei cittadini impegnati nella difesa del diritto al mare la segnalazione di una serie di abusi e di difficoltà nell'accesso al mare. Abbiamo depositato degli atti formali, abbiamo denunciato, la risposta del Comune è stata parziale. Pensate che su 14 ostacoli che noi avevamo segnalato solo nel litorale, compreso tra Lucrino e Arcofelice, si è intervenuto solamente su uno di questi cancelli, trascurando tutti gli altri. La tappa che era stata raggiunta questa mattina grazie alla sinergia, come dicevamo, con le organizzazioni nazionali, con Agostino che è in gambissima, con tutti gli avvocati che si stanno spendendo, perché ecco, io sono onorata, diciamo, di poter dire che oggi intervengo in veste di avvocato della collettività, il che per me è un grosso onore, oltre che una grossa responsabilità. Abbiamo presentato una diffida in cui esortiamo il Comune, diffida notificata legalmente, in cui esortiamo il Comune ad intervenire per verificare in primo luogo l'esistenza di tutti quegli ostacoli, che siano di fortuna, quali cancelli, reti, tornelli o anche più stabili come fabbricati, di cui bisogna verificare la legittimità, per ripristinare quelle condizioni che sono già scritte nelle leggi vigenti, nelle leggi e nei regolamenti, che puntualmente vengono disattesi per retaggi culturali sbagliati, vengono disattesi perché non c'è interesse ad andare magari contro, si ritiene di andare contro. Io invece sono molto ottimista su questo e posso dire che la città ha bisogno di legalità e di rispetto delle regole. Questa è una battaglia di civiltà, è una battaglia di civiltà che va combattuta al fianco, insieme, tutte le parti sociali, perché dal miglioramento delle qualità ambientali e naturalistiche delle nostre spiagge, del nostro mare, ne potrebbe beneficiare anche l'imprenditoria locale. Quindi questa battaglia ci deve vedere uniti, perché guardate, blindare un lido ed impedire il passaggio è controproducente anche per la stessa attività economica, perché si preclude la possibilità di un turismo diverso. C'è un'associazione che ha firmato questa diffida e che si chiama Percorsi Cumani, che si batte per la accessibilità ciclopedonale lungo la linea di costa. Pensate che questo progetto, dovunque viene presentato, stupisce, diciamo, viene accolto come un progetto fantastico. Bene, dobbiamo arrivare ad ottenere queste condizioni di civiltà. Vi enuncio brevemente quale sarà il percorso. Stamattina abbiamo notificato questa diffida, che è un atto di avvio di un procedimento legale. All'esito di questa diffida il Comune avrà 30 giorni o, in caso di risposta, tempi maggiori, perché si tratta comunque di attività ambientali, quindi anche 90 giorni e di difficile accertamento, perché dovranno recarsi sul posto e accertare ostacolo per ostacolo quali sono le situazioni legittime e quali no. All'esito di questo accertamento, quindi, se il Comune non dovesse adottare i provvedimenti che noi ci aspettiamo, siamo pronti ad avviare un'azione legale. Un'azione legale che in questo momento mi vede rappresentare l'Associazione Legambiente Campania, l'Associazione WWF Napoli Onlus, l'Associazione Consiglio Regionale Italia Nostra, oltre all'Associazione Percorsi Cumani, Altro Modo Flegreo, all'Associazione Licola Mare Pulito e insieme a tanti singoli cittadini che hanno voluto, non era necessario, ma hanno voluto sottoscriverla questa diffida, insieme a Raffaele, Antonio, Riccardo, Volpe. Stiamo cercando di portare avanti quella che sarà una battaglia dura, ma abbiamo bisogno del sostegno della città, perché se non cambia l'impostazione culturale, se noi non capiamo che abbiamo il diritto di passeggiare lungo la spiaggia e di godere degli effetti benefici che il mare ha su di noi, siamo gente di mare, io quando guardo il mare sogno, e lo diceva Agostino, mi ha tolto le parole da bocca, il mare ci dà libertà, allora non possiamo renderlo prigioniero, ingabbiarlo né in schemi mentali che devono essere superati e né in barriere di cemento. Dobbiamo aumentare la percentuale di spiagge libere, dobbiamo far sì che le concessioni lavorino egregiamente per quella che è la loro attività, ma che consentano e lascino libera la spiaggia, anche rinaturalizzandola. Laddove è possibile eliminare il cemento, va eliminato. Torno alla diffida, questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda gli scarichi. Voi sapete, su tutti i giornali locali ci sono stati scarichi in questi ultimi giorni che hanno reso il nostro mare, ahi noi, una fogna.
Questo cosa significa? Il comune di Pozzuoli ha delle pompe di sollevamento che non funzionano, ma è possibile che questo intervento da 10 anni non si sia riuscito a porre? Ecco, allora, questa diffida chiede un intervento immediato per la rifunzionalizzazione delle pompe e dei collettori. Terzo punto, e chiudo, la direttiva Bolkestein. Allora, la proroga delle concessioni, lo dice la Corte Costituzionale, genera inefficienze nelle gestioni. Più sono lunghe e più le amministrazioni non vanno a controllare, non vanno a verificare, si creano quelle situazioni che noi ben conosciamo. Un imprenditore virtuoso, dal mio punto di vista, non ha paura di partecipare a un bando, anzi ne è felice, perché in questo modo potrà mettere alla prova le sue qualità imprenditoriali e offrire servizi sempre migliori per un turismo di qualità. Per questo chiediamo al Comune di Pozzuoli e alle autorità competenti di disapplicare la proroga che, come sapete, è stata concessa con la legge di bilancio ultima di ulteriori 15 anni in attesa di questa fatidica normativa che dovrà riorganizzare i nostri arenili, perché voi sapete che il Comune di Pozzuoli ha la gestione degli arenili, i proprietari siamo noi cittadini, è lo Stato. Quindi il Comune ha l'obbligo di gestirlo secondo quelle che sono le regole e le leggi nazionali. Grazie.